il laboratorio del Gran Sasso è stata inaugurata l'Ion Beam Facility, che è uno strumento innovativo che servirà a studiare con grande precisione le reazioni di fusione nucleare che avvengono nelle stelle per poter capire ancora meglio la loro evoluzione, per stelle di qualunque tipo di massa, dalle più piccole alle più grandi. Questo strumento è stato fortemente voluto dall'INFN ed è stato anche intitolato a Enrico Bellotti, il primo direttore dei laboratori, che tutti chiamavamo Puccio, che è rimasta una figura fondamentale per noi, sia per il contributo che ha dato ai laboratori del Gran Sasso, essenzialmente realizzandoli e realizzando l'idea che era di Antonio Zichichi, ma poi anche portando forti contributi scientifici e vorrei dire anche umani. E nella fisica di oggi i laboratori sotterranei sono tutti fatti a immagine di quello che ha immaginato Puccio 30 anni fa. Quindi una figura tutto sommato rivoluzionaria rispetto ai tempi che sono stati, insomma. Sì, è stata una figura eccezionale, direi.